Questo mio vuole essere un video natalizio, quindi sarò per una volta, vi prometto, incrociando le dita, che sarò bravo. Questa vuole essere una mia lettera aperta. Una cosa che mi dispiace tanto. Perché in Italia ormai da anni l'informazione videoludica cade a pezzi. Fa schifo. Ci sono riviste specializzate che non stanno mai sul pezzo. Ci sono riviste che non sapevano manco l'esistenza di My Friends Pedro come gioco. O si sono accorti dell'esistenza di Minecraft dopo che è diventato un fenomeno virale grazie a PewDiePie. E soprattutto, quando leggo un tweet o un dev blog pubblica una notizia importante. Io sulle testate giornalistiche la leggo il giorno dopo o dopo tante ore. Non è normale. Sapete perché avviene? Perché le testate giornalistiche in Italia si limitano a tradurre articoli di testate più blasonate estere. Non cercano loro di dare la notizia. Ma come stiamo messi? Come? Oltre a fare tanti strafalcioni che denotano una grande ignoranza e non professionalità, anzi una grande, non ignoranza, amatorialità. Poi c'è un'altra piaga, gli influencer al giorno d'oggi, che parlano a vanvera e pretendono che la loro opinione conti perché. No! Voi siete solo intrattenitori. Per esempio c'è il tizio col nome giapponese, che è un intrattenitore, esperto di giochi di ruolo, ha giocato un sacco di giochi di ruolo nel periodo PlayStation. Ok, sei esperto lì, ma non puoi parlare altrove. E si vede che sei ignorante altrove. E per l'appunto vanno prese con le pinze le loro informazioni. Invece no, l'utenza pende dalle loro labbra, perché sono dei grandi intrattenitori. E ci stanno fottendo l'informazione perché è tramutata in opinione. L'informazione è tramutata in intrattenimento. Intrattenimento e opinione diventano ora informazione. Ed è criminale come modo di comportarsi. Quindi se Ciccio Gamer mi parla di giocare ai TPS, come si gioca? Io l'ascolto perché mi fido, ma se mi dà opinioni sui videogiochi, io non l'ascolto perché sono un intrattenitore. Un esperto videogiocatore, intrattenitore. Basta. Se l'informazione videoludica cade a pezzi, non è colpa dei vari multiplayer.it o Sabaku. No. Sabaku è una situazione controversa. Allora, lui ha, da nerd, ha quella base di cultura che hai quando leggi un po' di fumetti, leggi magari qualche libro, tutto quanto. Poi, vabbè, in alcuni videogiochi ci vengono buttate comunque delle nozioni che pian piano assimili. Poi, magari, se sei una persona curiosa, te le vai ad allargare, a espandere per conto tuo. Ok, c'è un problema di fatto, di fondo, anzi. Se voi andate a vedere i primissimi video di Sabaku, vedete una persona che è ancora molto timida, molto timorosa, cioè una persona che comunque mentre parlava di Dark Souls, che girava come se stesse girando per casa, comunque era ancora una persona molto affabile e tutto quanto. Purtroppo dopo la fanbase che ha cominciato ad adorarlo come una divinità pagana e dopo anche la marionettista Fenrir, che gli ha fatto un restyling completo, è diventato spocchioso ed arrogante. Dice degli strafalcioni di italiano, infila continuamente termini in inglese a cazzo, e soprattutto inutili, inutili. Cioè, uno che dice top notch invece di dire di qualità, è una cosa fatta bene, è una cosa di qualità, no, è top notch. Sabba, te prego. Cioè, chi cazzo vuoi impressionare con la tua conoscenza dell'inglese nel 2020? Cioè, obiettivamente, dai, fai ridere. Ma la cosa peggiore è che è diventato estremamente arrogante, estremamente spocchioso.
aggressivo quando gli si fanno dare comunque le sue pecche o quando gli si vanno a toccare quelle quattro stronzate che conosce, perché obiettivamente conosce quattro stronzate. E perché a causa della sua fanbase che gli richiede di parlare di determinate cose, lui è costretto a seguire determinate cose del tipo attacco dei giganti, lui si è letto l'anime, cioè si è visto l'anime perché doveva parlarne. Io mi sono letto il fumetto, avrò letto credo 70 o 80 capitoli, ho smesso perché a un certo punto mentre che leggevo il mio cervello mi ha detto Daniele, ma perché stai andando avanti se sta storia fa schifo? E ho smesso. Sabaku invece no, e ha dovuto fare una live. I gameplay ancora, ma quando fa le live, infilandoci il gameplay inevitabile di Dark Souls, comincia a sparare cazzate, sulla sua adolescenza. Discorso sulla sua adolescenza è stato qualcosa di terribilmente comico, di come lui si inventa Playboy. È da morire dal ridere, di come il fatto che lui poi al quarto anno intimoriva quelli del primo perché comunque lui aveva la barba. Cioè, lo guardate, Sabaku è uno spazzolino storto, non è per qualcosa, non è che uno deve essere grosso e minaccioso, ma Sabaku è uno spazzolino storto, cioè. Anche un ragazzino di prima, un po' grosso, l'avrebbe scansato malamente. Però lui fa ste live in cui spara cazzate a gogo per 2 ore e mezza mentre lo pagano. E questo l'ha rovinato, perché all'inizio era una persona sinceramente appassionata dei videogiochi che parlava con un po' di umiltà. Adesso è uno spocchioso, arrogante, aggressivo, ma fondamentalmente senza palle. Boh, avete sentito anche voi un fruscio? Ma forse l'ho sentito solo io. Tornando a noi, si parlava di chi è la colpa? La colpa è della vecchia stampa videoludica, è della vecchia stampa in generale. Che quando doveva passare, quando c'è stata la rivoluzione, ovvero l'avvento di Alice 2 Mega, ha continuato ad arroccarsi in edicola, a rimanere. Non ha pubblicato nemmeno un decimo di quello che pubblicava sul cartaceo, sul web. Cioè, non si è buttata proprio sul web. Cioè, cavolo, Alice 2 Mega, tutti stavamo con gli occhi puntati sul web. Chi è che andava ancora a comprare le riviste in edicola? Perché facendo così avete lasciato libero un Far West che è stato impossessato da chi prima è arrivato. Quindi ora ci troviamo questa stampa videoludica, questi influencer che dettano legge. Perché sul web c'erano solo loro ed è tutto colpa vostra. Io parlo anche alla vecchia stampa. Se voi vi foste buttati sul web, gli ignoranti non avrebbero mai proliferato. Messora! Messora! E così è avvenuto anche con la stampa videoludica. Cioè ci siamo ritrovati a essere invasi per avere l'informazione da amatoriali. Io mi ricordo all'epoca PlayStation Power. I redattori sono andati a intervistare fisicamente quelli di Konami, perché Kojima era uno di quelli di Konami, e Shinji Mikami. Face to face, erano loro che sono andati fisicamente a fare l'intervista. Non come vediamo ora queste qua della stampa specializzata che vanno a farsi girare nei padiglioni così ad cacchium, come potrebbe fare un qualsiasi spettatore. No, voi siete giornalisti, non siete utenti finali. E soprattutto non potete dare opinioni parziali come gli utenti finali. Ma lo ribadisco, è colpa della vecchia stampa. Perché la vecchia stampa, se si fosse buttata sul web, nessuno avrebbe voluto sostituirsi. Perché all'inizio del 2000, strano ma vero, ma c'era riverenza, rispetto verso la figura delle TV, del giornalista, dell'intrattenitore reale che ha studiato recitazione. C'era rispetto, lo si considerava professionista, quindi io quando vedevo uno YouTube sapevo che non era un professionista, quindi non lo prendevo come recensore. Perché sapevo che i recensori di film erano alti. Da giornalisti reali, da giornalisti, giornalisti. Quindi noi avevamo ancora rispetto, se loro si buttavano subito,
nessuno gli avrebbe rotto le scatole. Invece loro ora si trovano ad essere dei falliti che non vengono, non hanno alcun peso dal punto di vista videoludico in Italia, e arrancano. E dispiace, perché loro erano professionisti. Cioè, io quando leggevo una recensione sulle vecchie riviste, io sapevo quello che stavo andando a comprare. Non è come ora che è una marchetta sempre, o comunque non si capisce mai che cacchio di gioco hanno recensito e com'è sto gioco. Watch Dogs, io l'ho comprato avendo letto la recensione, pensando di comprare una cosa, e mi sono trovato un altro gioco. Ma come cacchio le fate le recensioni? Ma ribadisco, non è colpa vostra. Voi siete ignoranti, è giusto che siate ignoranti, perché è umano essere ignoranti. È colpa della vecchia stampa che ha permesso a voi, influencer ignoranti e stampa ignorante, di proliferare. È colpa, solo colpa della vecchia stampa che ha sottovalutato il web. Ed è un vero peccato. Ovviamente, se qualcuno della vecchia stampa ha qualcosa da ridire riguardo il mio video, sono ben lieto di essere contattato in privato, ne discutiamo, perché veramente io voglio sapere perché avete snobbato il web e perché vi siete trovati travolti da questi ignoranti. È che è un vero peccato che abbiamo perso l'informazione, quella con la I maiuscola. Persino gli edicolanti hanno più cultura sui videogiochi che questa gente.